Salve ragazzi, questo video per spiegare il funzionamento e l'utilizzo della cinghia, strumento essenziale per mantenere gambe elastiche e schiena parte lombare libera da dolori. Prima posizione, seduta. Sistemiamo la cinghia appena sotto l'arco dei piedi e sotto le ascelle, cercando di mantenere la schiena a squadro rispetto alle gambe. Tiriamo la cinghia fino a quando sentiamo di poter, tra virgolette, sopportare la tensione delle gambe. La manteniamo sempre in una posizione tale che, se necessario, la possiamo liberare. E poi schiena dritta, gambe distese, punte di piedi verso di noi. Tempi. 5 tempi per la fase di inspiro, 5 tempi per la fase di espiro. 10 respirazioni in totale. Da questa posizione, esaurite le 10 respirazioni, andiamo con la schiena a terra, sempre mantenendo questa posizione. Quindi la cinghia rimane sotto le ascelle e sotto l'arco plantare. Tiriamo se necessario ulteriormente. L'obiettivo è sempre quello dello squadro. Rilassate le braccia o distendetele sopra la testa. La respirazione sempre allo stesso ritmo. 5 tempi fase di inspiro, 5 tempi fase di espiro per 10. Esauriti le respirazioni, andiamo a lavorare su una gamba singola. Quindi siamo passati da 2 piedi a 1, stringiamo ulteriormente la cinghia. In questa posizione, mantenendo il controllo sulla gamba sotto, in questo caso la destra, spingiamo le braccia verso l'alto, manteniamo il controllo dell'addome, la gamba sinistra distesa. 5 tempi fase di inspiro, 5 tempi fase di espiro per 10 respirazioni, al termine delle quali apriamo le braccia all'altezza delle spalle ed apriamo la gamba lateralmente a sinistra. Quindi scendiamo lentamente cercando di mantenere l'anca destra a terra, la gamba scende e l'obiettivo è quello di portare il piede in direzione della mano. Lo sguardo all'opposto rispetto a dove cade la gamba. Sempre 5 tempi fase di inspiro, 5 tempi fase di espiro per 10. Esaurite le respirazioni, andiamo a chiudere dalla parte opposta. Quindi torniamo inspirando al centro ed espirando scendiamo dalla parte opposta, cercando di mantenere la spalla sinistra a terra. Stavolta l'anca sinistra si può sollevare, lo sguardo gira dalla parte opposta. Il piede in direzione della mano, sempre 5 tempi fase di inspiro, 5 tempi fase di espiro per 10 respirazioni totali. Ritorniamo ancora centrali e andiamo ad eseguire il cambio della gamba. Senza andare a replicare la posizione, ci ritroviamo in posizione seduta. In questo caso l'obiettivo è quello di aprire le anche. Quindi avviciniamo le piante dei piedi, portiamo i talloni vicino agli inguini, blocchiamo con la cinghia questa posizione. Quindi la cinghia che passa sotto i piedi, appena sopra il bacino, stringiamo il tutto, quindi non in zona lombare la cinghia passa, ma parte bassa della schiena appena sopra il bacino, quindi bassa. Tirate la cinghia e poi portiamo la posizione con la schiena a terra. Anche da questa posizione, dopo aver posizionato bene le gambe a terra, distendiamo le braccia verso l'alto. Quindi la colonna si allunga, 5 tempi per la fase di inspiro, 5 tempi per la fase di espiro, 10 tempi ancora totali e poi invertiamo la posizione. Quindi ritorniamo in posizione seduta, ognuno poi sceglie la sua modalità per invertirla. Io faccio così, mano sinistra all'esterno della gamba sinistra, mano destra all'interno, faccio perno sulla punta dei piedi e mi giro. Ci ritroviamo ancora sul tappeto, scendiamo con la pancia a terra. Da questa posizione poi appoggeremo la fronte a terra, distendendo le braccia in avanti. Ancora 5 tempi fase di inspiro, 5 fase di espiro. Poi possiamo distendere le braccia in questa posizione, lieve spinta in avanti con il bacino contraendo i glutei e spinta forte con le braccia a terra, petto aperto. Ancora stesso ritmo respiratorio e poi ritorniamo in posizione seduta. Poco tempo e massima resa. Questo esercizio vi può garantire veramente
una schiena libera da fastidi e gambe più elastiche.